Avere un figlio o una figlia è obbligatorio? In questo video di oggi voglio rispondere a tale interrogativo, visto e considerato che il tempo e la società in cui viviamo richiede che uno come me, un filosofo, dato che mi reputo come tale, risponda pubblicamente alla domanda in questione. Avere un figlio è effettivamente, è sinceramente obbligatorio oppure no? Insomma, per molte persone al giorno d'oggi è fondamentale avere un figlio perché rappresenta, diciamo così, un bene, una persona che si mette al mondo dove si crede che ci sarà una felicità nell'averlo vicino, nel supportarlo, nel vederlo crescere e tutto il resto. Ma è davvero così obbligatorio? Beh, la risposta è molto semplice. No, non è obbligatorio avere un figlio. E io, per esempio, non voglio, vi ripeto, non voglio avere né un figlio né una figlia. Perché? Perché non sarei in grado di prendermi cura di lui o di lei. Inoltre, va mantenuto o mantenuta e, siccome non ho le possibilità economiche, non posso, diciamo così, riuscire a mantenere una mia eventuale prole. Detto questo, perché trovo inutile che si mettano al mondo dei figli? Molto semplice, perché prima o poi anche loro dovranno morire. Quindi è inutile che una persona, un essere umano mette al mondo dei figli sapendo che poi quei figli un giorno dovranno morire, che potranno vivere una vita triste, buia, spenta, opaca, una vita fatta di miseria, per esempio, oppure di cose negative che possono accadere. Invece è bene, ripeto, è bene munirsi di vivere la propria esistenza senza e quindi evitando di mettere al mondo dei figli. Ragionando così, qualcuno potrebbe pensare che è sbagliato perché in questo modo si soddisfa solamente il proprio ego, il proprio egocentrismo, ma alla fine a che servono? Se tanto poi anche loro un giorno dovranno morire? Ecco, io non voglio fare l'uccello di malaugurio perché in genere nei miei video sono molto pessimista, però utilizzo, quindi sfrutto il realismo che mi compone, che fa parte del mio carattere e soprattutto della mia personalità. E sono convinto al 100% che molte persone verranno incontro e quindi condivideranno il mio discorso, un discorso che va a entrare nel cuore della gente che vuole non peccare di cattiveria, non vuole peccare di invidia, vuole semplicemente informare, vuole semplicemente farsi carico di rappresentare nel concreto e non in astratto quello che ho dentro al cuore e quello che ho nel mio cervello, in barba a qualsivoglia, chiamiamola, critica che mi potrebbe arrivare da chi che sia. Il mio ragionamento quindi è sempre lo stesso: accettate la vita per quello che è, volete fare figli? Fate figli, però poi vi dovete assumere le vostre responsabilità di quando un giorno il figlio dovrà morire, bisognerà fargli il funerale, sapere che un giorno morirà per l'appunto, rendersi conto che la sua vita potrebbe essere sì, o un autentico paradiso con tutte le gioie di questa vita, oppure un autentico inferno, perché potrebbero sopraggiungere più e più problemi. Quindi, sapendo questo, una persona deve essere messa nella condizione di rendersi conto se effettivamente un figlio vale la pena di essere fatto, deve essere fatto, oppure no. Se le condizioni economiche lo consentono, si può, diciamo così, compiere forse un passo come questo, rendendoci però conto che un giorno quella stessa persona, quello stesso essere umano, dovrà morire. E quindi per forza di cose bisognerà fare un ragionamento.
Varrà la pena mettere al mondo un figlio, ma non è che poi quel figlio starà male, non è che poi quella figlia avrà problemi e o difficoltà di sorta? Ecco, sono tanti quesiti che devono essere posti da chi mette al mondo eventuale prole. Con questo chiaramente non voglio dire che il mio ragionamento, che le mie parole siano inefficaci, io espongo quello che ho nel mio cervello, espongo quello che ho nel mio cuore, cercando per quanto possibile di illuminare i miei iscritti, ma anche chi non è iscritto a questo canale di YouTube, perché mi rivolgo genericamente a tutte quelle persone che sono nel web e che ovviamente sono italiani come me, quindi che parlano la mia lingua. Quindi è obbligatorio fare un figlio, ripeto, come domanda? No, assolutamente no. È, tra virgolette, un rischio che può essere corso da chi ne ha la voglia, da chi ne ha quindi l'espressa volontà. E quindi non malcelata, ma deve essere espressa oppure esprimibile. Sapendo questo, sapendo che però un giorno quel figlio o quella figlia morirà, bisogna anche rendersi conto che la vita potrebbe essere bella, potrebbe non avere problemi, ma che potrebbe però anche essere brutta, e quindi vivere la vita per quell'essere umano potrebbe essere un autentico inferno, perché potrebbe comprare una malattia. Facciamo i dubbi scongiuri, una malattia che si acquisisce, l'AIDS, l'HIV, la sclerosi multipla, oppure altre patologie che vengono da un po' di tempo e che non sono guaribili, in quanto provocano inevitabilmente la morte. Ecco, io penso in questo video di oggi di aver detto tutto. Io penso di aver espresso il mio parere, che è un parere sacrosanto, lo reputo fondamentale, che è un parere che mi auguro verrà visto in un'ottica di analisi che verrà effettuata da YouTubers, ma anche da chi non fa parte di YouTube. Con questo vi saluto. Con questo vi ringrazio, vi auguro una buona serata o una buona giornata a seconda di quando state vedendo questo video presente su YouTube Italia. Grazie ancora a voi tutti, un caro salutone e al prossimo video da Leandro Osmelli di Roma.